Gioia per il CTEUR, una partita complicata, sofferta, l'Ardeanza Ciampino ha venduto a cara la pelle, un avvio abbastanza scialbo della vostra squadra, poi però siete riusciti a mettere le cose a posto. Raccontaci il match dal tuo punto di vista. Sapevamo che era una partita difficile, abbiamo iniziato l'anno con due pareggi e abbiamo dei problemi, ci mancava Manzetti, e io, Gentili e Emanuele non ci alleniamo da due settimane per vari problemi, sapevamo che dovevamo soffrire e l'abbiamo fatto, abbiamo stretto i denti, sicuramente il Ciampino meritava qualcosa in più forse, è stato bravo il nostro portiere che comunque è un valore aggiunto, quindi sono contento perché è una vittoria che vale doppio, perché secondo me anche il fatto che poteva essere la nostra finestra contro in Coppa Italia che ci hanno squalificato per il ricorso del Civitavecchia, secondo me una cosa allucinante, però quindi questa vittoria vale doppio e complimenti a loro perché hanno fatto una grande partita e forse avrebbero meritato il pari. CTEUR che ritorna a vincere, ma ancora una volta vi rendete appunto protagonisti di un fenomeno che abbastanza ha caratterizzato la vostra stagione, ovvero questi avvii diciamo un po' in sordina, un po' sottotono, come mai? Di solito ci svegliamo dopo aver preso il primo gol, oggi addirittura nonostante l'avvio in sordina siamo andati a riposo 1-0. Credo che comunque, oggi è stata una partita veramente difficile, di sofferenza e questo però è sicuramente un nostro vanto che sappiamo anche soffrire anche quando la giornata non è delle migliori e abbiamo veramente forse giocato la peggior partita della stagione secondo me. Però questo è il calcio a 5, anche quando giochi male alla fine porti a casa i 3 punti e va bene così. Grazie a Gioia, grazie mille.